Salve a tutti, sono Sara. Oggi vi parlerò dell'uso creativo del materiale psicomotorio. Il setting psicomotorio è un luogo di incontro in cui lavorare l'area che Vygotsky ha definito prossimale di sviluppo, quella cioè in cui è possibile il cambiamento, la trasformazione, e per far sì che ciò accada è necessario essere accoglienti, flessibili e molto creativi. In una stanza di psicomotricità, il tappeto accoglie tutti per sedersi. Il tappeto serve anche a rotolare. Il tappeto serve anche a fare le capriole. Il tappeto può diventare anche una nave in mezzo al mare. Il tappeto può diventare anche un'astronave. Nel cerchio si può saltare. E un canestro può diventare. Può essere trasformato in un cerchio infuocato da attraversare. Può tenere insieme in un abbraccio. Può unire in un girotondo. La coperta diventa il vento, oppure la coperta diventa un rifugio, un luogo in cui stendersi vicino per essere trascinati e ascoltare il proprio cammino. Il ponte poi si attraversa passando sotto oppure scavalcando. Il ponte diventa anche un cavallo da galoppare. Diventa anche un dondolo per calmare. Questi sono solo alcuni esempi. Ovviamente il materiale e i moduli psicomotori sono tanti, come infinito è il potere della fantasia. Concludendo, il setting psicomotorio è un luogo d'incontro in cui dare spazio alla propria creatività ed immaginazione, e questo permetterà al bambino di modificare schemi ed abitudini, promuovendo la capacità adattiva. Spero che questo contributo possa esservi utile e vi saluto ricordandovi che Lido resta sempre con voi. Ciao!